Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Shiba Inu, ma prima di tutto ciò vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Allora, stanotte praticamente Shiba Inu ha avuto un rialzo incredibile. Non so quanto ha fatto con precisione. Ma comunque non voglio fare il pignolo, ma comunque questo qui l'avevo già detto in un video precedente. Questo perché? Allora, io, se mi seguite da più tempo, saprete che pubblico veramente tantissime, ma tantissime, tantissime notizie con video riguardo Shiba Inu e puntualmente vengo anche criticato per i miei video che vengono fatti di quello che dico, della situazione, che sono notizie fake e via dicendo. Va bene, diciamo che su Twitter praticamente il 50%, la metà delle notizie sono fake, però io puntualmente capisco quale può essere quella più fattibile e quella no. E quindi quelle più fattibili vengono pubblicate all'interno di questo canale, tra cui io, se non sbaglio, qualche 2 o 3 settimane fa avevo fatto il video per quanto riguarda questa notizia. La notizia è che Shiba Inu sbarcava su Kraken, però ancora non era nulla di certo. Se non sbaglio, all'epoca manco il tweet c'è stato, quindi, a differenza di Robinhood e di altri exchange del genere, praticamente ho detto questa notizia e puntualmente sono stato attaccato, madonna mia, una cosa veramente inverosimile. E puntualmente, dopo 2 settimane, finalmente è arrivata la conferma che Shiba Inu sbarca su Kraken. Infatti, come potete ben vedere, qui ha avuto tutto questo bel rialzo. Tra l'altro, qui sta ancora crescendo. Quindi, si spera che a fine 2021 può cacciare questo zero qui, però diciamo che ora siamo sulla buona strada perché se fosse rimasto così, come potete ben vedere, non c'era molto da fare. Ma comunque, diciamo che il rialzo c'è, sta continuando perché qui, come potete ben vedere, sta continuando il rialzo e di certo le notizie a favore di Shiba Inu non mancano, quindi questo pump che c'è stato questa notte riguardo Shiba Inu è dovuto allo sbarco di Kraken. Praticamente è stato listato su Kraken. Kraken che cos'è? È un exchange, quindi Shiba Inu è listato su questo exchange, dove ora tutte le persone registrate su Kraken possono andare ad acquistare Shiba Inu in maniera completamente gratuita. Gratuita nel senso, non è che non pagano, nel senso che ora possono acquistare diretto su Kraken. Quindi ottima notizia quanto riguarda Shiba Inu. Quindi diciamo che ora mio pensiero, secondo me, è molto ma molto fattibile che si può eliminare questo benedetto zero. Questo perché? Perché ora diciamo che i diversi pump fatti, diciamo, da Shiba Inu sono veramente incredibili. Quindi poi le notizie, diciamo che non mancano perché Shiba, tralasciando ora che sta creando il suo metaverso. Ancora ovviamente è tutto da, diciamo, da confermare, però l'idea c'è anche un partner veramente importante. Stiamo parlando dell'ex vicepresidente di Activision, per chi non lo sapesse, è praticamente il fondatore di diversi giochi. Ovviamente non riguarda nulla il mondo delle criptovalute, però ora con la partner tra Shiba e questo ex vicepresidente, non mi ricordo bene il nome, di Activision, ora giustamente il metaverso
con precisione Oshiverse, che verrà creato quanto riguarda Shiba Inu, farà esplodere veramente la cripto, perché ora andremo a vedere quale altra criptovaluta ha diciamo il metaverso. Io ne so veramente tanto, però questa qui è un'altra, mi stanno veramente convincendo. Mana, praticamente, Decentraland. Ho fatto anche il video riguardo Decentraland, sono entrato all'interno del mondo di questa criptovaluta, veramente incredibile il metaverso di questa cripto, c'è veramente di tutto, puoi fare di tutto. Praticamente prima del metaverso la cripto di Mana praticamente è passata da 60, una media di 60 centesimi a in diciamo 2 giorni, 2 o 3 giorni, a valere 3 euro. Poi ovviamente non si è fermata ed è arrivata nel giro di un mese di differenza da qui a valere quasi 5 euro. Quindi capite bene che se il metaverso di Shiba Inu può andare veramente bene e diciamo che le persone lo useranno, perché ovviamente per via della community di Shiba Inu, proprio questo qua, non c'è veramente dubbio quanto riguarda l'utilizzo del metaverso di Shiba, ovviamente può esplodere, ma io mi spingo diciamo più in là, perché secondo me ora c'è un mese di differenza. Questo video uscirà oggi, con precisione siamo il 30 novembre del 2021. Secondo me Shiba Inu, con un'ulteriore notizia barra 2, secondo me Shiba può eliminare questo zero qui davanti. Però diciamo che è difficile, ma non impossibile. Non è impossibile. Comunque, tutto quello che ho detto in questo video, mi raccomando, io non sono un consulente finanziario, quindi non è quello che dico io è legge. Se dovete investire, investite con i vostri ragionamenti, con la vostra testa, e soprattutto non investite più del dovuto, che, come ho sempre detto, per me Shiba Inu è una scommessa, non è un investimento. Io ci punto su Shiba perché c'è una community veramente fortissima, incredibile, quindi io faccio affidamento sia alla moneta ma anche alla community e soprattutto alle news. Ovviamente, continuando così, Shiba ci può regalare delle gioie, quindi aspettiamo Shiba e speriamo bene. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto, attivate la campanellina e le notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Per questo video è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto!